Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi sono qui per uno dei miei video preferiti, ovvero unboxing di un nuovo prodotto, di una novità che voglio presentarvi e provare direttamente insieme a voi. Infatti, come avrete sicuramente intuito dal titolo e dalla copertina, oggi siamo qui per fare l'unboxing di un prodotto molto particolare che però sta spopolando in questo periodo tra appunto chi va a cavallo. Oggi suppongo che vedrete tantissimi cambiamenti di luce perché il sole non è dalla mia parte. Comunque, questo prodotto mi è stato inviato dall'azienda Airbag Professional, che è il rivenditore ufficiale italiano dei prodotti del brand francese Elite. Cosa produce questo brand? Produce dei prodotti di protezione con airbag. E ora scopriremo bene, ma sicuramente se siete un po' attivi nell'ambito shopping equestre saprete che appunto ultimamente sta spopolando veramente tanto la tecnologia airbag per quanto riguarda la protezione a cavallo. Ho quindi ricevuto un gilet airbag da parte di Airbag Professional, appunto del brand Elite. Oggi lo spacchetteremo insieme, vediamo un po' come funziona, ve lo provo qui e domani lo proverò a cavallo e lo vedrete sicuramente con me nella mia prima prova. Sapete che io adoro fare questi unboxing in diretta appunto perché vedete la mia reazione e mi dispiace solo se ci sarà pochissima luce, ma oggi è così. Va a momenti. Ecco qui che all'interno del pacco ho trovato la scatola firmata Airbag Professional. Allora, appunto, qui sopra c'è scritto zip-in e adesso vi spiego che cos'è questa cosa di zip-in. Andiamo ad aprire in diretta. Trovo una letterina. Allora, mi scrivono: abbiamo visto con quanto amore e cura ti occupi di Malaghegno, il tuo cavallo pre, e con quanta dedizione ogni giorno vi allenate insieme. Dobbiamo dirvelo, siete una coppia adorabile. Ecco, proprio per supportarti in questo percorso quotidiano, fatto di lunghi momenti di addestramento, noi di Airbag Professional vogliamo darti la possibilità di cavalcare in modo sicuro e confortevole. Vedrai che indossando Airshell Prestige, abbinato all'Airbag Zip-in 2 di Elite, avrai tutta la protezione che ti serve senza rinunciare alla libertà di movimento, che è una caratteristica super importante dei prodotti di Elite, che appunto adesso vi farò vedere. Per saperne di più sul funzionamento dell'airbag, troverai nel pacco diverse brochure illustrative. Bellissimo, bellissimo. Allora, innanzitutto grazie mille a Airbag Professional perché mi stanno dando un'opportunità fantastica di testare questo prodotto. Appunto, mi hanno inviato delle brochure dove c'è scritto tutto il funzionamento, dove mi spiegano appunto come funziona, quali sono i diversi prodotti, come si attivano. E nel pacco troviamo, allora, tre cartucce. E ora voi vi starete chiedendo: ma cosa sono queste cartucce? Adesso spieghiamo tutto. Poi troviamo il gilet Airshell Prestige e sotto ancora il gilet Zip-in 2. Voilà, questo è lo Zip-in 2. Allora, come funzionano questi due prodotti? Allora, il gilet Airshell Prestige è la parte esterna, quindi la parte estetica, che potrete appunto andare a abbinare con quello che poi è il rivestimento che si gonfierà una volta che vi staccherete dalla sella. Adesso vi apro prima il Zip-in 2 perché appunto vi spiego un po' come funziona. Questo qui è il gilet che è diciamo indossabile direttamente, quindi potete indossarlo così com'è, che all'interno ha una sua fodera imbottita che appunto si andrà a gonfiare una volta che strapperete questo filo dalla sella. Nel gilet c'è un'altra cartuccia qui nella tasca, già montata, già inserita. Domani la proveremo a farla scoppiare così vedete come si gonfia l'airbag. Quindi nella taschina semplicemente voi vi portate dietro una cartuccia di aria compressa che appunto una volta fatta partire questa cinghia dalla sella si gonfierà e vi proteggerà durante la caduta. Si gonfia veramente in pochissimi secondi e avrete appunto una protezione immediata e completa. Quindi questo è il gilet Zip-in 2 che può essere indossato semplicemente così com'è. Nero, molto semplice, a canotta. Poi ovviamente voi direte: ma se io lo voglio un pochettino più carino, se voglio uno stile diverso... Ecco che entra in gioco l'Airshell Prestige, ovviamente è andato via il sole per sempre, che ovviamente potrà essere abbinato alla fodera dell'airbag, ma vi darà un pochettino più di stile. Con l'Airshell Prestige o anche altri modelli che trovate sul sito, come la giacca da gara per esempio,
nel quale potrete inserire la fodera airbag e diventerà appunto il vostro gilet imbottito e protettivo. Allora io direi che andiamo a provarlo insieme e vi darò le mie impressioni successive a questo unboxing, perché in questo momento vorrei appunto provarlo e poi darvi le mie impressioni una volta testato. Beh, ovviamente io per adesso posso darvi la mia prima impressione per quanto riguarda la qualità dei materiali, ed è altissima. Tra l'altro questo gilet è anche abbastanza leggero, non è di un materiale pesante, ovviamente terrà un po' caldo in estate, sicuramente questo qui, mentre questo qui è un pochettino più traspirante come tessuto, infatti vedete dietro comunque traspira, quindi secondo me questo un po' meglio per l'estate e questo un po' meglio verso l'inverno. E adesso lo andiamo a provare, sono curiosissima, vi faccio vedere come sta indossato qui direttamente a casa, ma non vedo l'ora di testarlo direttamente in maneggio. Dopo avervi fatto vedere come si indossa, vi faccio vedere anche come si monta e si smonta la cartuccia all'interno del appunto dell'airbag, e vi faccio vedere anche come potete cambiare la fodera esterna tramite appunto lo zip-in. Quindi vi lascio al video dimostrativo e noi poi ci vediamo in maneggio per la prova diretta e appunto per le ultime impressioni dopo averlo provato. Allora simuliamo una caduta tirando e vediamo quanto si gonfia, quindi vai. Quindi si è gonfiato qua, si è gonfiato qua, si è gonfiato il collo. Allora sostituiamo la bomboletta che abbiamo usato, quindi svuotiamo, leviamo la bomboletta che abbiamo usato, allora svitiamo, ok, non del tutto c'è scritto, poi spingiamo questo, quindi svitiamo ancora un po', spingiamo, allora svitiamo e spingiamo questa parte verde in modo che risulti esattamente al centro. Prendiamo il nostro gancio che si è sganciato appunto durante l'urto e lo piazziamo qui correttamente. Iniziamo ad avvitare prima con le mani e poi con la chiave, e a quel punto riavvitiamo una nuova bomboletta.
Voilà. Allora, dopo aver provato l'airbag per 2 giorni, posso finalmente darvi le mie impressioni finali e chiudere qui il video dicendovi cosa ne penso. Allora, inizio col dire che io ho utilizzato semplicemente lo Zipin 2 perché ha delle parti in rete che quindi sono più comodo da utilizzare in estate, mentre l'AirShell Prestige lo utilizzerò principalmente in inverno perché appunto va messo insieme all'altro gilet e quindi diventa un pochettino troppo pesante per l'estate, quindi lo utilizzerò mezza stagione inverno, quindi questo lo vedrete utilizzato un pochettino più avanti, mentre appunto ho utilizzato lo Zipin 2 indossato così. Molti mi hanno chiesto se è pesante, se si suda, se dà fastidio. Allora, è un pochettino pesante qui davanti dove c'è la bomboletta, però è come avere in tasca un telefono, quindi niente di più pesante di questo, anche perché poi da allacciato in realtà non dà particolari problemi di peso. Ovviamente voi salite in sella, dovete agganciare questo alla sella tramite il cordino che avete visto applicare alla sella. Il cordino io lo lascio sempre attaccato alla sella da ora in poi, tanto non dà nessun tipo di problema. E appunto vi agganciate, poi prima di scendere dovete ricordarvi di sganciarvi. Però vi dirò che per quanto riguarda sudore e fastidio estivo è uguale identico all'altra tartaruga che utilizzavo, quindi l'altra era semplicemente molto appiccicata alla schiena, molto aderente, sudavo tantissimo sulla schiena, con questo sudo un pochettino in tutto il corpo, diciamo in tutta la parte superiore del corpo, però essendo fatto in rete sui lati e un po' dietro, durante i momenti di pausa il corpo respira, mentre nelle classiche tartarughe appiccicate non respira il corpo durante i momenti di pausa, questo in realtà è ventilato, quindi appunto se c'è un minimo di venticello un po' d'aria la prendete, quindi esattamente identico alle altre tartarughe. Ovviamente io spero di non cadere a breve, quindi spero di non dovervi dire com'è stato cadere con l'airbag, però se dovesse succedere ovviamente vedrete la reazione, anche perché ho deciso appunto di indossare questo nei prossimi allenamenti, perché come vi ho detto appunto è leggermente più piacevole da indossare perché non è così tanto appiccicato al corpo e quindi nonostante faccia sudare, perché ovviamente in estate si vorrebbe stare in canotte e basta, fa sudare ovviamente, ma più piacevole da portare rispetto a una tartaruga super appiccicata al corpo. Queste sono le mie considerazioni finali. Niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto. Fatemi sapere se vi è capitato di provare uno di questi prodotti, se vi è piaciuto, se vi piace l'idea dell'airbag. Secondo me funziona benissimo, non ho intenzione di cadere apposta per testarlo, ma comunque nel caso vedrete insomma la funzione dell'airbag anche in caduta. E niente, lo vedrete poi ovviamente in azione durante i prossimi vlog in maneggio perché appunto lo indosserò sempre, quindi fatemi sapere qui nei commenti se il video vi è piaciuto. Io ringrazio ancora Airbag Professional per avermi dato questa opportunità di testare appunto l'airbag di Elite. Vi mando un grande bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social network e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!